28esimo campionato del mondo di corsa in montagna si è concluso con l'Italia che ha vinto 3 medaglie d'argento ed una di bronzo. La rassegna, organizzata con estrema bravura dall'Atletica Valle Camonica, ha suscitato il plauso delle oltre 40 nazioni presenti. L'Open Race, la gara aperta a tutti, nonostante l'asprezza e la difficoltà dei 14,8 km del tracciato, ha visto in campo maschile la vittoria del giovane cadorino Luca Cagnati. Tra le donne, il successo della britannica Anne Buckley. Tra gli juniores, grande impressione hanno suscitato i giovani atleti ugandesi, assoluti dominatori della categoria. Infatti, sono loro che hanno vinto la classifica per nazioni, con Moses Kurong quarto e Abdallah Amande ottavo. L'oro è così andato all'Uganda, davanti ad una delusa Turchia, e sul terzo gradino del podio è salita una superlativa Italia, trascinata dal campione italiano della specialità Neca Janet Crippa, stupendo quinto. Entusiasmante la gara riservata alle atlete senior che avevano nella comuna di Temù, Valentina Belotti, una protagonista annunciata. La campionessa, che correva in casa, infatti non ha deluso le attese. Valentina ha disputato una gara superlativa, dove talento e forza fisica si sono uniti per consentirle di vincere una grande medaglia d'argento. L'austriaca Andrea Mayr, medaglia d'oro, sul tonale ha vinto il suo quarto titolo mondiale. Sul terzo gradino del podio è salita la statunitense Morgan Aritola, trascinatrice del team a stelle strisce che alla fine ha battuto lo squadrone azzurro, grazie anche alle performance di Stevie Kramer e Melody Fairchild, arrivate rispettivamente settima ed ottava. La prova riservata ai senior ha regalato mille emozioni, anche se come per le colleghe gli azzurri si sono visti sfilare la medaglia di campioni del mondo conquistata l'anno passato in Albania. Ha vinto l'Eritrea che è stata imbattibile. Imbattibili sono stati in modo particolare Petro Mamo e Azeria Teklai che partite di gran carriera poco dopo il via di Temù hanno lasciato ai loro avversari solo le briciole. La vittoria, i due campioni africani, se la sono meritata dopo una corsa sempre in testa, che Petro Mammo ha fatto sua scattando sull'erta finale del Pegra. Teklai è secondo, mentre il terzo gradino del podio è stato appannaggio un po' a sorpresa del russo Andrei Safronov. Quarto, l'altro eritreo, Debasi Tsige, piazzamento che consegnerà poi l'oro alla squadra del paese africano. L'Italia, che nulla ha potuto contro lo strapotere eritreo, non ha affatto deluso. Tre italiani sono finiti nei primi 7 posti, con Gabriele Abate, Alex Baldaccini ed il 6 volte campione del mondo Marco De Gasperi. L'argento azzurro nella classifica per nazioni è stato vinto grazie a Xavier Chevrier, che, sospinto da almeno 100 suoi sostenitori giunti dalla Valle d'Aosta e dalle valli bergamasche, ha saputo concludere la sua strepitosa prova in 13esima posizione.